Benvenute e benvenuti, è veramente una gioia vedere la sala Colonna, sì, eravamo sotto la sala così, così piena ed è un grande piacere perché lo spettacolo è davvero uno spettacolo di grande pregio. Non so quanti fra voi abbiano già potuto vederlo, spero insomma di sì, e vi invito a non perderlo, come sapete sta a un po' di recito, quindi avrete senz'altro occasione. Io sono molto grata al Teatro Stabile per questo incontro, a Claudio Longhi, il regista, e a tutta la compagnia per il loro tempo, perché poi loro stasera hanno spettacolo, quindi ci dedicano il loro tempo, le loro energie per questa conversazione. La caratteristica che amiamo molto di Retroscena è che sono delle conversazioni aperte, quindi chi lo desidera può naturalmente intervenire, fa un segno e gli passiamo il microfono. Di solito durano circa un'oretta, quindi insomma ci teniamo i tempi per appunto permettere a loro poi di andare a prepararsi. Allora, io ho potuto vedere lo spettacolo di ieri e tornerò senz'altro a vederlo, perché penso che sia un lavoro che merita davvero delle visioni ripetute, perché è un lavoro di grande, parte di grande bellezza, ma di estrema ricchezza di spunti e di intuizioni molto intelligenti, oltre a essere godibilissimo, cosa che, come scrive Claudio, è un po' di sano divertimento, mi sembra una dei doni che ci fa il teatro. Mi ha colpito moltissimo, ne parlavamo proprio l'altra sera, questo dato, cioè l'estrema semplicità, davvero innitore, con cui lo spettacolo consegna allo spettatore una materia di grande complessità. Parlo di semplicità, non di semplificazione o di divulgazione, ma proprio della semplicità come traguardo, come obiettivo alto, che è davvero quello, secondo me, del grande teatro. Del resto capiamo benissimo che lo spettacolo è percepibilissimo, nasca da un grande lavoro di scavo, di riflessione, di ricerca, è un dato assolutamente evidente, che però si traduce appunto in questo percorso nitido, cristallino, molto eloquente sul piano espressivo, e anche se non è uno spettacolo breve, perché dura 2 ore e mezzo, quindi c'è anche un impegno fisico e psichico degli attori molto grande, e tutto il gruppo che lavora dietro le quinte, però è, come dire, mi accorgevo proprio l'altra sera che il tempo scorre a un'altra velocità, che è quella dell'intensità, che è quella della densità e appunto, come vi dicevo, del divertimento. Uno spettacolo in cui si ride molto, anche se i temi sono estremamente anche provocanti sul piano critico. Quando ho saputo che Claudio stava lavorando alla Classe Operaia, devo dire che mi sono incuriosita tantissimo, ma anche molto stupita, perché mi chiedevo, ma come fare una versione, non riuscivo appunto ancora a, non conoscevo ancora il progetto, quindi mi domandavo una versione teatrale di un film di culto, perché, quali gli obiettivi, a quale scopo, come farlo. E poi mi sono ricordata di una parola che Claudio ama molto, noi ci conosciamo da un po' di anni, che è travestimenti. Io ricordo il suo bellissimo libro sui travestimenti, quelli arresteschi di Ronconi, Sanguinetti, sull'Orlando furioso di Ronconi, in cui appunto già appariva questa parola, cioè come ci parla del presente Claudio e lo spettacolo. Ci propone di travestire il presente con i costumi di un passato recente, che è quello della classe operaia nel paradiso, appunto, cioè ci propone di usare gli anni 70 di Elio Petri per mettere in continua tensione dinamica la storia e la contemporaneità, l'allora e l'oggi,
illuminando le continuità e discontinuità. E ci sono, emergono delle domande cruciali per il nostro tempo, anche per moltissimi giovani che vengono in platea. Esiste intanto che cos'è il lavoro, cos'è diventato il lavoro, che cos'è il proletariato oggi e che cos'era la classe operaia dei tempi di Lulu Massa. È ancora possibile parlare di coscienza di classe? Sono alcune delle domande che lo spettacolo ci spinge. Ovviamente la risposta poi è all'interno di questo disegno estremamente complesso che poi entra in dialogo con la nostra esperienza. Vi segnalo che il testo dello spettacolo, cioè il copione, lo script di Paolo Di Paolo, è pubblicato, quindi potete, se lo desiderate, leggerlo, perché lo spettacolo è molto interessante, usa il copione, usa il film come una specie di scheletro, di macro struttura, su cui vengono poi creati degli innesti e appunto anche attraverso la lettura è possibile vedere il tipo di montaggi, di ibridazioni, appunto di travestimenti che lo spettacolo ci propone. È uno spettacolo sul film, usa il discorso del film, ma è anche intorno al film, intorno a tutti i discorsi che ha provocato, i discorsi contestuali, la ricezione e anche il pre. Mi ha molto interessato vedere appunto tutta una parte di creazione della maschera di Lulu Massa a partire da un'origine romanesca che poi è diventata milanese, come sapete. Ma adesso voglio immediatamente concludere, però con un'ultima esperienza, sempre a partire dalla mia visione di ieri, quindi come spettatrice. Questo spettacolo, a mio avviso, è esemplare per vedere che cos'è il lavoro di una vera compagnia teatrale. Che cos'è un lavoro di complesso, un lavoro di ensemble? Se volessimo riesumare un'espressione cara ai tempi di Petri, del film Petri degli anni 70, potremmo dire che ci troviamo anche di fronte a un lavoro di creazione collettiva, perché è molto evidente nell'esito dello spettacolo quello che è stata la richiesta creativa loro. Infatti sono ansiosa di sentirli. È stata, credo, una domanda di un apporto di intelligenza, di invenzione, che è uno dei grandi pregi di questo bellissimo spettacolo. Però, dato che la classe operaia va in Paradiso di Longhi da Petri e Pirro, perché poi c'è anche la figura dello sceneggiatore Pirro da non dimenticare, è un po' un'opera mondo, perché davvero è molto grande, è pluristratificata a molti livelli. Allora chiederei a Claudio da dove partiamo. Forse possiamo partire dal primo germe, un po' dal primo germoglio, oppure da un altro varco in questo grande progetto che ci vorrai segnalare tu, magari. A te l'onere di trovare l'incipit. Intanto grazie per essere qui e per dedicarci un po' del vostro tempo e della vostra attenzione. Una necessaria premessa, intanto un ringraziamento a Federica per la lettura attenta che ha fatto dello spettacolo. Mi sono ritrovato in tante cose che hai detto, e anche una confessione genuina. So che in queste situazioni lo si direbbe diritto, ma in questo caso è una cosa veramente sincera. Mi emoziona molto essere qui, essere in questa città, che è stato un pezzo importante della mia vita, e probabilmente non farei questo lavoro e non lo farei in questo modo se non fossi passato da Torino all'inizio degli anni 90, e perché questo lavoro è molto evidentemente frutto di due grandi maestri nella mia vita, che
sono passati di qui, uno dei due che è nato qui. Mi riferisco per un verso a Ronconi, perché tante riflessioni di Luca sulla sintassi del montaggio, su come si gestisce il tempo a teatro, su come si racconta una storia, sono nate guardando alcuni spettacoli di Luca in questa città. E l'altro grande maestro, che come Luca più passa il tempo più mi manca, è Edoardo Sanguinetti. E in effetti quella parola travestimento, che molto opportunamente Federica ha ricordato, è una parola che arriva da Edoardo e per l'appunto dal rapporto tra Edoardo e Ronconi, ossia il travestimento teatrale dell'Orlando Furioso. Quindi presentare questo spettacolo in una città come Torino, con la storia industriale che Torino ha avuto e con questi precedenti, ovviamente per me è veramente molto, molto emozionante. Detto questo, forse l'apporto rapidissimo che posso dare per poi lasciare la parola a loro, perché è vero quello che Federica stava dicendo, cioè dietro questo spettacolo c'è un lavoro di gruppo che nasce dal tempo, perché non è soltanto legato a questo spettacolo, ma è legato a un percorso che con questo gruppo stiamo portando avanti da anni, e questa è una tappa di quel viaggio, e quindi credo che sia interessante anche sentire il loro punto di vista al di là del mio. Posso semplicemente dare come stimolo la partenza di questo spettacolo, come è nata l'idea. Una piccola chiosa riguardo alla questione del travestimento, dello ieri e dell'oggi. L'idea dello spettacolo è nata nell'estate del 2016. All'epoca stavo presentando La Domanda come aspirante direttore di Emilia Romagna Teatro. Il bando a cui stavo aderendo prevedeva il fatto che i candidati presentassero un programma triennale, presentassero l'ipotesi di programma qualora fossero diventati direttori per il triennio 18-20. E stavo lavorando a quello, per l'appunto, e l'idea era di lavorare sulla possibilità, non è una grande idea, è abbastanza scontata, ci si sta lavorando da circa 2500 anni, cioè l'idea di usare il palcoscenico come specchio del presente, come uno specchio particolare del presente, perché il palcoscenico non è uno specchio che riflette asetticamente il presente, il palcoscenico sempre lo distorce, come dice un grande antropologo come Turner, non è uno specchio liscio, è uno specchio deformante, che rimpicciolisce, che ingrandisce, che per certi aspetti traveste. Quindi l'idea era di lavorare su questo palcoscenico specchio del presente, e ovviamente la prima domanda che mi sono posto è: qual è il tipo di presente che si deve riflettere in questo specchio? E il presente che ci troviamo a vivere è, credo, un presente di crisi. Uso la parola crisi nell'accezione, come dire, letterale e neutra del termine, cioè è un tempo di trapasso, è un tempo in cui c'è un mondo che sta morendo, c'è un altro mondo che sta nascendo, è un tempo in cui le strutture si rimettono in discussione, tutto quello che sembra assodato cessa di esserlo e si aprono delle altre prospettive. Per raccontare questo mondo di crisi mi capita spesso di usare un'espressione che prendo a prestito da un grande filosofo, oggi molto di moda, Žižek, che parla del nostro tempo come un tempo interessante, e usa l'aggettivo interessante prendendolo da un modo di dire cinese: quando si vuole augurare del male a una persona, gli si augura di vivere in tempi interessanti, perché i tempi interessanti sono i tempi di crisi, sono i tempi di strappo, sono i tempi in cui le cose cambiano. Quindi il nostro è un tempo interessante, come tutti i tempi interessanti può essere anche foriero di cose importanti, di cose belle, non necessariamente di cose brutte. E che cosa ci può essere al centro di questo,
Che cosa rende interessante il nostro tempo? Forse una delle cose che rende interessante il nostro tempo è proprio il tema del lavoro. Ricordo che siamo una repubblica che costituzionalmente è fondata sul lavoro e ricordo che il lavoro oggi è una criticità. In un'altra cassetto della mia vita lavoro all'università e una delle esperienze dal mio punto di vista più pesanti, non so come la vede Federica, ma per me lo è il momento del ricevimento quando ti trovi davanti file di studenti straordinari, dotati di grandi capacità, che arrivano e ti chiedono adesso cosa faccio e non sai cosa rispondere. E quindi questo tema del lavoro era un tema che mi rimbalzava in mente. Avevo più o meno già stilato tutto il programma della triennalità, una sera non avevo pensato a che cosa avrei voluto fare io all'interno di quel programma come regista, una sera chiacchierando con Lino per l'appunto, Lino mi disse ma perché non fare la classe operaia va in paradiso? E, normalmente la scelta degli spettacoli è sempre frutto di lunghi processi di riflessione. In quel caso è stato un sì certo, la classe operaia va in paradiso. Era un pezzo che non vedevo il film, onestamente. Quando l'ho rivisto mi ha preso un colpo. Però ormai era tratto, avevamo già scritto il progetto e quindi bisognava andare avanti. Poi è nato immediatamente il dialogo con Paolo Di Paolo, che ha travestito la sceneggiatura del film, e il dialogo anche con loro, perché per l'appunto sono sempre una componente importante di questo processo di creazione. E quindi molto inconscientemente ci siamo messi in questa avventura della classe operaia. Aggiungo un'ultimissima chiosa, tornando alla questione del travestimento. Ho citato due maestri, Ronconi e Sanguinetti. C'è un terzo maestro che ahimè non ho conosciuto, ma che è sempre stato molto presente nel lavoro che abbiamo fatto in questi anni, ed è un maestro con cui i due maestri precedenti, ognuno a suo modo, ha avuto un rapporto bizzarro. Questo maestro si chiama Bertolt Brecht, che credo sia una delle coscienze più lucide non soltanto del teatro ma della cultura del Novecento, con cui soprattutto adesso penso sia importante fare i conti, perché in fondo quella stagione ce la stiamo lasciando alle spalle e credo che sia sempre bene capire che cosa abbiamo alle spalle per capire dove stiamo andando. E dicevo, ognuno dei due maestri precedenti ha avuto a suo modo un rapporto bizzarro. Sanguinetti, dal mio punto di vista, lo potremmo catalogare come il più brechtiano dei nostri poeti. Ronconi ha sempre esecrato Brecht, ne ha dette di peste di corna su Brecht. La mia sensazione è che il suo problema fosse con il brechtismo più che con Brecht. E poi a suo modo, attraverso un'altra grande figura che piace ricordare qui a Torino, che si chiama Marisa Fabbri, i conti con Brecht li ha fatti poi un po' tutta la vita, e in qualche modo qualche linfa di Brecht è entrata anche nel suo percorso, ma queste sono riflessioni di altra natura. Perché citavo Brecht? Citavo Brecht perché c'è una cosa di Brecht che mi ha sempre colpito molto e che trovo straordinariamente pertinente e affascinante, ed è che di lontano si vede meglio. Lo straniamento brechtiano fondamentalmente è legato a questo tema, cioè di mettere in distanza, di allontanare le cose. Brecht vuole raccontare la vicenda dell'ascesa di Hitler al potere e sposta la vicenda dalla Germania agli Stati Uniti, o la retrocede nell'antichità classica con l'Antigone, o la strania spostandola nella Cina. In fondo c'è sempre questo gesto di spostare, e sposta perché di lontano si vede meglio, perché quando le cose ti stanno troppo addosso ci sei talmente dentro che non riesci ad avere una prospettiva su quelle cose, non riesci a tentare di dominarle, poi è impossibile dominare la realtà, ma quantomeno
se faccio questo gesto, in fondo è quello che tutti quanti noi istintivamente facciamo quando vogliamo dominare meglio una realtà. E parlare della classe parlare del lavoro oggi attraverso la classe operaia corrisponde a questo gesto, a mettere in distanza e a guardare di lontano per vedere meglio chi siamo oggi. E da un certo punto di vista mi sono ritrovato mentre lavoravo con loro, è stato molto forte e molto significativo questo passaggio. Da un certo punto di vista è stata quasi un'operazione prustiana e mi sono reso conto facendo lo spettacolo che quello spettacolo stava diventando la mia Madeleine per recuperare dei lacerti di anni 70 che ho attraversato. Mi sono ricordato di cose che avevo completamente dimenticato, a partire da certe sonorità, a partire da certe luci, a partire da certi colori, e da lì è partita un'avventura. Certo, un materiale molto distante, però credo che quel materiale, sono passati in realtà poche decine d'anni, ma sembra veramente un asteroide di un altro secolo, però quel mondo così lontano credo che ci aiuti a guardarci meglio, e credo che questo spettacolo raggiunge il suo obiettivo se attraverso quello specchio così distante ci chiediamo che cosa ci sta succedendo. Qualche pezzo. Simone fa un personaggio fra i più memorabili del film. Non sei l'uomo dei tempi? Sì. Il terribile cronometrista, quello che tra l'altro è stato un attore. Scusate. Dice che faccio un cronometrista. Nel film interpretato da un attore che peraltro ha lavorato molto col Teatro Stabile, quindi è anche, come dire, siamo affezionati di lui come nostro attore storico. E ecco, a Simone vorrei chiedere intanto se vuoi partire dalla sollecitazione che ci dava prima Claudio, cioè che siete una compagnia a cui si chiede appunto un mandato creativo, un apporto di idee, di spunti che appunto rifluiscono poi all'interno dello spettacolo. Volevo chiederti come è cominciato il tuo contatto con, immagino, ma non lo so, adesso ce lo dirai, dal film, dalla visione del film, e volevo chiederti appunto, dato che ti misuri con una figura piuttosto incisiva e uno fra i personaggi che si stagliano in maniera più chiara nel film, ecco, come è nata la tua dialettica con questo uomo dei tempi, che cosa... Sì, allora, partiamo dalla visione del film. Noi tutti, immagino, abbiamo visto prima il film e poi abbiamo saputo che cosa avremmo fatto nello spettacolo. Questo è un po'... Perché prima c'era il film? No, per dire, quando poi l'abbiamo rivisto, poi dopo, quindi è stata una visione generale del film. Poi quando mi è stato comunicato che avremmo fatto il cronometrista, in realtà l'approccio è quello un po' che immagino sia stato più o meno quello di tutti. Non è stato un'imitazione di quello che era che erano i personaggi del film, uno perché non era possibile, ma più che altro cercare di cogliere quelle...
quelle peculiarità della funzione che il personaggio aveva all'interno del film, e attraverso la drammaturgia, che è molto particolare a livello di composizione, anche proprio di montaggio di materiali che per una parte, ma molto piccola, sono i dialoghi del film, comunque sono ispirazioni ai dialoghi dei film, della sceneggiatura originale, poi in realtà sono modificazioni di documenti, di lettere, e poi ad esempio tutta la parte delle canzoni, poi dopo parlerà magari Simone. E, per quanto riguarda il cronometrista, quello che mi interessava, insomma, poi mi sono ritrovato a perseguire, era questa voglia di questo personaggio del cronometrista, che sta a metà tra i padroni e gli operai, essendo un operaio lui stesso, quindi in realtà con gli stessi problemi della stessa classe sociale, diciamola, degli operai, che però ha questo ruolo in Fausto di essere a metà, di essere la voce del padrone dentro la fabbrica, anche perché sia nel film e anche nello spettacolo il padrone non si vede mai. Sì, l'ingegnere nel film ogni tanto si vede, ma nel nostro spettacolo è soltanto evocato a un certo punto come nome, ma non c'è mai, quindi in realtà la voce del padrone passa attraverso il cronometrista, che però è un operaio come gli altri, però ha tutte le beghe del fatto di essere la voce del padrone. Quello che mi interessava era cercare di creare questa divisione tra il voler, quando le persone, tutti quanti alla fine, noi nella nostra vita ci è capitato, quando ci capita di essere sfruttati o comunque avere una posizione di inferiorità rispetto a un capo o un padrone, quando ci si dà un po' di potere, che in questo caso è quello di prendere i tempi e quindi di decidere quanto alla fine gli operai guadagnano o non guadagnano, perdono di soldi, appena uno ha un po' questo potere, cosa fa? Invece di fare qualcosa per quelli della sua stessa posizione, anzi no, cerca di rifarsi e diventa e li vessa ancora di più, e quindi ed è un ruolo molto infausto, però cercare di dare questa cosa la trovavo molto interessante, proprio perché all'interno di tutti i personaggi quello che un po', a mia opinione, era la posizione in cui oggi un po' tutti quanti ci troviamo a vivere, questa cosa del siamo sfruttati ma siamo anche sfruttatori quando possiamo farlo, mi sembrava interessante. Poi ovviamente il lavoro della compagnia, noi siamo abituati un pochettino a lavorare così da anni, Claudio ha un disegno molto preciso di quello che deve essere lo spettacolo, ma lascia molto a come arrivare a quel risultato, alle nostre idee, alle nostre intuizioni, e un po' perché ci conosciamo come lavoriamo e un po' perché così si fida molto anche. E quindi a volte proviamo a mettere lì delle cose, poi se sono delle cose che non sono dice in terra, cioè, ci dice ma era una proposta o era veramente quella cosa che volevi fare, quindi va bene, noi in base a quello capiamo come dobbiamo rispondere, no assolutamente era una prova così, ma non volevamo, esatto, così, no, era una cosa così, oppure andiamo a fare questa cosa. Poi in realtà no, non so cosa dire altro, questa cosa mi interessava, poi dopo un po' rompe le palle. Sto bene, bene. In margine alla battuta, all'intervento di Simone. Una battuta. Sì, io so che non posso più dire la stessa cosa. Aggiungo una perla di saggezza sanguinettiana.
Nel gioco della società non è importante essere ricchi o poveri, ma bisogna capire se si è sfruttatori o sfruttati, perché si può essere ricchi essendo sfruttati e poveri essendo sfruttatori. L'importante è sapere da che parte si sta. Era più facile dirla così. Vedi? Vedi? Non pare. Va bene, Michele, ecco, con la sua funzione, il suo personaggio, uno dei ruoli che fa, entriamo in questa officina di lavoro che prepara la classe operaia in paradiso, perché tu sei pirro, no? Se ricordo bene, ed è appunto una delle invenzioni dello spettacolo, farci vedere al lavoro Petri e Pirro nella loro creazione del copione. Quindi a te la parola. Sì, diciamo, nello spettacolo il ruolo, diciamo, principale che faccio tra gli altri ruoli è quello dello sceneggiatore, che si lega un po' al discorso che avete fatto prima sul travestimento, un certo linguaggio teatrale a cui si ispira in qualche modo questo spettacolo. Sceneggiatore che parla attraverso le parole di Pirro. A me farebbe piacere condividere proprio questi due aspetti. Nello spettacolo c'è il prima del film e anche cosa ci stava intorno, che in questo caso mi sono ritrovato ad affrontare, studiando poi il ruolo di il personaggio di Pirro. È stata una bella occasione per me, perché non lo conoscevo così a fondo, e anche tutto il materiale testuale che viene poi interpretato in scena. Se ci fate caso, chi non ha visto lo spettacolo o chi lo ha visto magari pensandoci a ritroso, è tutto materiale mai veramente dialogico, è sempre un materiale che ha una provenienza altra, sono parole sempre di Pirro, sono lettere, sono estratti da romanzi, perché la cosa che poi si voleva restituire, anche un po' astraendolo se vogliamo, allontanandolo, mettendolo in distanza, quindi non mettendo in scena Pirro, non se altro per i capelli, che era il capellone, battute a parte, mettere scena, lo sceneggiatore voleva dire mettere scena, o il regista, lo dirà Nicola, mettere in scena che cosa muoveva quel film, quindi voleva dire anche cosa muoveva quel periodo storico da un certo punto di vista. Noi ci siamo ritrovati a fare un lungo periodo di ricerche, di materiali testuali che abbiamo condiviso in realtà poi con tutta la compagnia DVD, quindi nei momenti in cui non si provavano le nostre scene vedevamo magari dei video, condividevamo dei testi. È stata una bella scoperta, perché ora, in estrema sintesi, quello che poi emergeva, e che stranamente per noi era veramente, era strano, era un fermento, era una febbre che muoveva questi personaggi nel fare il film. Cioè non si preoccupavano tanto da quello che noi abbiamo letto, che abbiamo selezionato, oddio se viene bello il film o non viene bello. Si preoccupavano di arriva il contenuto o non arriva, che tipo di contenuto andiamo a trattare, che taglio vogliamo dare, fino dove ci spingiamo. E ci sono dei racconti anche divertentissimi di loro che si picchiano sul set per posizioni contrastanti. A quanto ci risulta, davvero la realtà, il mondo, la storia che in quel momento si viveva entrava all'interno del film, ma non solo poi in quello che sarà il film, ma anche proprio nella sua gestazione, nella scelta delle location per cui vanno a girare una parte del film in una fabbrica in cui c'era veramente un presidio, e quindi ritroviamo un gioco strano all'interno del film per cui degli operai che erano stati licenziati e stavano scioperando per il licenziamento si ritrovano a fare gli operai dentro un film senza produrre nulla realmente, ma per richiamare un tema. È stato veramente un qualcosa che credo che ci porteremo dietro per tanto tempo, uno sguardo molto 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 importante, e questo si traduce anche nella è arrivato lì, no? Prego.
Quindi niente, questa cosa si è tradotta anche nella drammaturgia, in una ricerca costante fino all'ultimo. Confesserò una cosa che non abbiamo mai detto: nello spettacolo c'è una battuta ghost che non c'è neanche nel copione pubblicato, perché l'abbiamo deciso penso qualche giorno prima di andare in scena, perché ci sembrava magari più chiara di un'altra. Il lavoro è stato di questo tipo sul materiale testuale e sul primo film. Poi c'è una parte dello spettacolo dove c'è il film e io faccio un operaio che mi fa tanta simpatia, che è un mio conterrone, Magnolia, e poi c'è anche il dopo film, ovvero nello spettacolo entrano a un certo punto degli spettatori sia dell'epoca che contemporanei. Ultima battuta che tengo a ricordare, visto che è stato citato prima, il lavoro di questa compagnia, di questo nucleo, è stato sempre fortemente legato alla scena per quanto riguarda gli spettacoli e a quello che c'era prima e dopo la scena. Quindi mi riferisco a incontri nelle scuole, la formazione del pubblico, per l'appunto è stato detto prima. È una parte del lavoro a cui teniamo molto. La tournée della classe operaia in Paradiso è stata una tournée nelle scuole anche, che abbiamo incontrato al mattino, anche qui a Torino domani andremo al liceo Gioberti, e mi fa piacere ricordare che è nato addirittura da, peraltro c'è qualcuno qua, anche chi l'ha organizzato, è nato anche da nostri spettatori, da una spettatrice che ha detto: ma venite a scuola a parlare di lavoro attraverso questo spettacolo, poi in realtà parliamo anche di Brecht, recitiamo anche altri testi. Ebbene sì, andremo, e la cosa che più ci colpisce da tutti gli incontri fatti nelle scuole, a vario titolo, perché in alcune scuole ci dicevano: no, non è più un problema nostro, noi faremo gli youtuber perché è più facile. In altre scuole ci dicevano al contrario: noi siamo degli operai, sarà così. Il punto in comune era che comunque la percezione che è arrivata a noi quantomeno è che il mondo che sul tema lavoro non ci fosse niente da dire, perché tanto è una cosa che non decidiamo noi, tanto è un qualcosa che ci piomba addosso. Lo spirito forse che ci anima è che tra le mille altre cose è che del lavoro c'è tanto ancora e troppo da dire, e che soprattutto, come tutte le realtà poi sociali, civili o culturali, sono modificabili, permettetemi, non sono modificabili in peggio, come a volte siamo abituati ormai a percepire il cambiamento, ma possono essere anche migliorabili. Visto che si è unito anche Lino, che è era perché mi salutavo, ma parlava anche con te. Sì, per quello che dicevo adesso, se tu è meglio, proprio da fare. E poi ricominciamo da Filippo, che se vuoi andare avanti, io ho pensato di prendere il fiato. Va bene, allora facciamo come dire una digressione, perché Filippo Zattini è parte della compagnia, insomma, è anzi presente in scena, o sbaglio? Sei tu in scena? Onnipresente praticamente. Noi proviamo a metterlo sempre a Filippo. Ed è l'autore delle musiche della classe operaia Val Paradiso, anche lui misurandosi con un precedente molto illustre, molto ingombrante, ma forse, ahimè per lui, forse un po' troppo, diciamo. Un secondo solo, siccome ci conosciamo, sempre per dare la misura del modo. Filippo, ti diamo 5 minuti e faccio partire il cronometro, perché è l'uomo del tempo. Vai! In realtà se si fa a volte risposta poi ferisco, guarda che cosa. Vai. No, va bene. Comunque il discorso è molto... cercherò di farla breve. Lo spettacolo è complesso. Il lavoro sulle musiche partivano da un autore che è purtroppo il cardine di tutta la musica, buona musica di teatro e cinema, parlo di Ennio Morricone, quindi confrontarsi con il maestro, potremmo dire, insieme a Nino Rota è un'operazione un po' titanica e possibile, quindi sono stato contento di una cosa che mi ha chiesto Claudio all'inizio. E non è stato facile, nel senso che la cosa che mi aveva chiesto era, sempre per questo suo approccio brechtiano, musica di Ennio Morricone, no, prendi spunto dal Settecento, da Vivaldi.
Perché? Perché in Vivaldi, nella musica comunque del Settecento, Claudio vedeva una ripetitività, una ricorsività che poteva essere in qualche modo associato alla ossessione, ossessività della fabbrica. Poi lì dopo è nato un attimo, diciamo, il mio punto, che come autore, come artigiano, avevo, come dire, intenzione di fare un'operazione che non fosse semplicemente un riproporre Vivaldi, ma un qualcosa che si lega a quello che sta avvenendo in realtà non in Italia ma in Germania in questi anni, ed è il movimento del post minimalismo tedesco. Parlo di Max Richter, che ha fatto un bellissimo CD che vi invito ad ascoltare, che si chiama Vivaldi Recomposed, cioè il fatto che ha preso per l'appunto autori come Vivaldi e Corelli per riscriverli completamente da zero, ma prendendone in qualche modo il sapore. Nello spettacolo, che sono 14 brani dove io suono, per chi c'è stato e mi ha visto, suono più di una cosa, perché sono un po' l'strumentista, e quindi grazie anche all'apporto tecnologico passo da tastiere, organi, violino, loop e quant'altro. Però diciamo in questa serie di brani c'è un cameo che si chiama, intitolato Fabbrica in Inverno, che prende in realtà spunto da Vivaldi, dall'inverno di Vivaldi, e fa la stessa operazione, lo riscrive in funzione di quello che c'è sulla scena e su quello che si vede in scena. Io di fatto sono qualcosa che non è un personaggio, ma allo stesso tempo si fa personaggio, diciamo così, estradigetico delle emozioni da un lato e dall'altro dello stesso ingranaggio della fabbrica. E in qualche modo, per concludere, sono anch'io stesso nella stessa situazione, perché chi avrà modo di vedere e di osservare vedrà che sono io stesso legato a un macchinario che in qualche modo mi rende operatore e operaio all'interno di questo spettacolo per la realizzazione della parte musicale. Ok. Allora, con Donatella Allegro introduciamo anche questo enorme conflitto col femminile che c'è in la classe operaia in Paradiso. Lei è Adalgisa, che è un bellissimo personaggio, chi ha già visto il film la ricorda perfettamente, ed è davvero un punto di forte contraddizione e criticità che Petri e Pirro, su cui hanno davvero dato una grossa lezione, perché la ripetizione di questo meccanismo di sfruttamento, di incomprensione, di strumentalizzazione viene rifatto in fondo da Lulu su questa giovane Adalgisa, che è insomma forse il personaggio più struggente, uno dei più struggenti di tutto il film. Ecco, anche a te, Donatella, volevo chiedere processi di avvicinamento alla Adalgisa, come è andata? Dunque, avvicinarsi a un personaggio che tutto sommato non è, come dire, non ha così tanto spazio, credo che sia per certi versi più facile che avvicinarsi a un protagonista. Hai più libertà, hai più possibilità, e per me è stato un bel percorso. Allora,
Cerco di rispondere in modo schematico, così sono più veloce. Da un punto di vista tecnico, cioè del come ho interpretato il personaggio, beh, ho fatto il percorso che abbiamo fatto tutti per certi versi, cioè ci sono stati dati dei contorni, i contorni erano fatti, come diceva prima Simone e diceva anche Claudio prima, cioè del film come uno dei riferimenti, ma non l'unico. C'era il contesto sociale, c'era la revisione critica, c'era l'approccio brechtiano e infine uno spazio anche per le nostre personalità e il disegno registico, evidentemente. Quindi all'interno di tutta questa rete ho tirato i miei fili per cercare di disegnare appunto quello che volevo, quello che, insomma, la mia proposta. Da un punto di vista proprio del risultato tecnico, non è niente di più che una donna un po' scoordinata, ecco, questo è quello che io, come io la definirei, cioè che ha una strana anche discrasia tra la fisicità e la voce, che magari fisicamente è abbastanza rigida, però vocalmente quasi sguaiata, quasi un po' buttata via, cioè una specie di una cosa sporca in qualche maniera, perché da una parte diciamo questo spero che corrisponda in parte a quello che Claudio ci chiedeva, chiedendoci anche di creare delle specie di maschere, ma per me è anche l'equivalente del suo modo di stare al mondo, cioè una ragazza giovane che si trova nel mondo duro della fabbrica. Nel film non è evidente, ma sempre da quelle carte di cui ci parlava prima Michele, che noi abbiamo avuto il modo di vedere, nelle prime bozze di sceneggiatura si legge che ad Algisa è la classica ragazza di campagna, inurbata per lavorare in fabbrica, come molte persone degli anni nate negli anni 40-50 hanno fatto a un certo punto, no? Quindi per cui la fabbrica è anche uno scatto di emancipazione forte, soprattutto se sei donna, evidentemente, no? Quindi un ambiente adulto dove tu hai il tuo stipendio, dove tu ti puoi confrontare anche con una certa libertà con la sessualità, per esempio siamo all'inizio degli anni 70, insomma tra cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, quindi siamo in piena rivoluzione sessuale. Quindi in realtà questa ragazza ha tutto questo e io mi sono detta, questa è una ragazza che ha voglia di esserci, però ancora non sa bene come si fa, e quindi magari quando parla la voce le esce un po' stonata, quando si muove non è perfettamente al suo posto, però ha una grande vitalità, questo da un punto di vista proprio, diciamo, del personaggio. Da un punto di vista della mia visione del personaggio, che è, come dire, invece la maschera attraverso cui io guardo la situazione, è chiaro che anch'io mi sono interrogata, perché abbiamo parlato in tante situazioni, della posizione delle donne che hanno in questo spettacolo. La mia posizione personale è che le donne in questo spettacolo hanno due funzioni: da una parte quella che hanno nella maggior parte della letteratura e anche del teatro, cioè una funzione tutto sommato, diciamo, marginale, di servizio in qualche modo a meglio disegnare i personaggi maschili, quindi sono mogli o sono madri o sono prostitute o sono amanti, insomma questo è molto spesso nella letteratura che conosciamo, perché in fondo è scritta quasi tutta uomini, però questo non significa che questi personaggi non abbiano una quantità di sfumature affascinanti su cui lavorare e dare loro uno spazio e anche un'operazione, insomma, che può essere interessante non solo in ottica di genere, ma anche in ottica così di riflessione sul presente. Per me questa donna diventata famosa nel film sostanzialmente solo per la scena di sesso che è in macchina con Lulu Massa, che è una scena un po' squallidina, però anche molto comica, no? È la prima volta di Adalgisa che consuma con Lulu Massa in modo molto goffo e molto frettoloso in automobile. Io non ci ho visto una cosa così violenta e così mortificante, per la ragione che appunto si tratta comunque di una donna molto giovane che ha un rapporto voluto fuori dal matrimonio. Quella che per lei dovrebbe essere un'avventura si rivela, come molte prime volte del resto, una cosa un po' così, però è la vita. Ma poi c'è la seconda, voglio dire, questa è un po' di imbarazzo, poi no, Lino dice che non è vero, no, è stata una grande situazione, no, è bellissima. Colpa della macchina. È la macchina, no, ma è vero, perché Lulu sarebbe prontissimo, sempre. E come si dice in questi casi, non mi era mai successo. No. Quindi sostanzialmente, secondo me, è una scena molto da guardare anche con una grande tenerezza. Certo,
in una dimensione più ampia, che poi magari spiegherà meglio Diana, di alienazione dei rapporti, che comunque al di là di quello che può essere il rapporto sessuale, diciamo, è una puntina di, come posso dire, un esempio della gestione malata che ha del rapporto l'operaio alienato, o comunque qualsiasi lavoratore alienato. Cioè una dimensione consumistica impoverita, no, dell'aspetto relazionale, che nella situazione di coppia è molto evidente, ma se ci facciamo caso Lulumassa non ha neanche degli amici. È vero che i suoi rapporti con le donne sono brutali, sono gretti, sono poco emozionali, però non ha neanche degli amici. Cioè, voglio dire, ad Algisa è il caso più evidente, però lo metterei nell'insieme di una alienazione dei rapporti che inevitabilmente, o forse evitabilmente, ma dobbiamo capire come, è spesso conseguente di un'alienazione più generale della vita lavorativa. Non so se lo spiegare, forse no, però vabbè. Papalia invece è lo studente, è vero, ecco, che è un po' il controcanto, no? La voce forse è l'opposto, diciamo, di Simone, no? Quello che è la rivoluzione, tutto è subito, eccetera. Ecco, anche nel tuo caso ci racconti un po' la funzione, i processi di comprensione di questa funzione, di questa maschera che insomma è davvero un emblema di quei tempi, ecco, e oggi ha assunto probabilmente altre forme, non so quanto efficaci, ma che cosa ci racconti? Diciamo che il percorso con lo studente è stato un po' particolare, perché fino a un certo punto sembrava andar bene, ma quasi fin troppo bene. Cioè, a un certo punto ci siamo resi conto con Claudio che il racconto dello studente, perché poi è questo che ho cercato di fare, di raccontare quel mondo, per raccontare quel mondo bisognava concentrarsi un po' meno sul personaggio e più su tutto quello che il personaggio dello studente si portava da presso, ovvero tutto il movimento studentesco. E, appunto, mi permetto di esprimere una comune difficoltà che abbiamo avuto con Simone, che era appunto questa di cercare di dare un ego maggiore ai nostri personaggi, perché in quel momento, nel momento in cui agisce lo studente in scena, non è semplicemente lo studente, ma è decine se non centinaia di studenti che da un giorno all'altro così sono usciti dall'università per andare a occupare le fabbriche o anche l'università stessa. Ed è questo più o meno il lavoro su cui mi sono concentrato, cioè di raccontare quel mondo lì con la dovuta distanza, perché poi una cosa su cui ragionavo durante le repliche e durante questi incontri era che parlare del movimento studentesco non è semplicissimo, perché ci vorrebbe un'assunzione di responsabilità grossa, perché ovviamente non è quello che adesso è il movimento studentesco, non fosse altro che sono morte delle persone nelle lotte studentesche. Quindi, come dire, è un tema molto delicato per me. Urlare col megafono per due ore durante lo spettacolo non bastava, non era semplicemente quello il lavoro. Ritrovarmi a dire certe cose a Lulù, con una violenza, la lotta col sindacalista, ecco, a un certo punto sembrava tutto troppo semplice, troppo riduttivo. Ti dirò la verità, non so se nonostante le 50 repliche ho raggiunto l'obiettivo, però la difficoltà che abbiamo riscontrato con Simone era quella di allargare un po'
gli orizzonti di questi personaggi, perché se no appunto c'era lo studente, c'era il sindacalista e non c'era il racconto di quel mondo lì, perché secondo me una delle particolarità più belle di questo spettacolo, insieme a, diciamo la bellezza di questo spettacolo, insieme alla bellezza, l'impegno di questo spettacolo è il racconto di quel mondo per poter riflettere sul mondo di adesso. Quindi gli operai di allora, gli operai di adesso, gli studenti di allora, gli studenti di adesso e i sindacalisti di allora, i sindacalisti di adesso. E come dire, uno dei motivi per cui Petri è stato criticato insieme ai svariati elogi era perché lui raccontava senza filtri quei mondi. Gli studenti, appunto, come dicevi tu, con la pretesa di ottenere dei risultati subito, e i sindacalisti, diciamo, anche con le loro ragioni, con i primi ingressi nelle fabbriche. E quindi sì, diciamo che traducendolo, il divertimento è stato quello di tirar fuori sempre qualcosa di più, e come appunto diceva pure Michele prima, confrontarsi con gli studenti, andare nei licei per capire loro come hanno digerito il film, se lo hanno visto, era vedere nei loro occhi il fascino di questa forza, di questa fame che avevano allora gli studenti di andare lì per rischiare la vita per qualcosa. Delle note di regia di Claudio, una dei molti spunti dei suoi scritti, questa idea di fare, che è un problema di recitazione e di regia, di fare in modo che l'attore sia reale, cioè che abbia dentro di sé una risonanza maggiore che non appunto delle singole individualità come categorie tipo scusate, bravo. Allontano, non so perché, spontaneamente mi trovo. Adesso sentiamo Simone Tangolo, che è l'altra, anche lui fa diverse parti, ma in particolare si incarica anche lui di un ruolo musicale molto interessante e tra l'altro molto complesso. Tutti i ruoli sono molto complessi, però il suo ha un elemento che spesso a teatro non funziona benissimo, che è l'interazione diretta con il pubblico, quindi un rapporto anche di confidenza, di conversazione, diciamo, perché è un chansonnier, cantante, chitarrista, che intrattiene, fa come degli intermezzi musicali, poi magari ci dici qualcosa anche delle canzoni che io non conoscevo, sono andata a leggermele, sono veramente a risentirle. E ecco, che cosa porta come segno all'interno dello spettacolo questo chansonnier narratore? È un elemento di rottura, sicuramente voluto dal regista e inteso appunto in ottica brechtiana. Per chi non è addetto ai lavori, comunque diciamo, descriviamola come una rottura anche dell'immedesimazione nello spettacolo, un break, una pausa di riflessione, di respiro, di divertimento del pubblico e una descrizione ulteriore di quello che sta per succedere, di quello che avete appena visto. Quindi chi è che ha visto lo spettacolo? Se non spoileriamo, ecco, esatto, quindi è stato no, senza spoilerare troppo, diciamo un elemento di rottura, un cantastorie ci porta anche, che rompe sicuramente ancora di più dove ce ne fosse più bisogno la finzione scenica, e quindi parlando direttamente al pubblico, che talvolta, spesso quando si parla al pubblico, poi quando il pubblico risponde, l'attore non sa che fare. Invece questa situazione qui, comunque c'è sempre una certa compostezza, però è una rottura voluta, appunto,
ribadita dal regista dello spettacolo, e, con delle canzoni che hanno anche la funzione di alleggerire il clima, che è anche alleggerito in tante scene, però è comunque un clima pesante, perché si parla di lavoro, di disoccupazione, di, è un clima grigio. Il film, per chi l'ha visto, è molto, per chi non l'ha visto soprattutto, è molto è disturbante. Il montaggio, le scene, il suono, la recitazione di Volonté, è tutto molto aggressivo, e quindi per non restituire questa aggressività per 2 ore e mezza, perché sono uscite più ammazzate, c'è anche l'intervento del musicista con delle canzoni molto ironiche, che nascondono invece poi un significato profondissimo, e sono scritte da un vostro conterraneo, tra l'altro, che è Fausto Amodei, che martedì, anzi, ho saputo che verrà a vedere la replica, quindi io mi troverò di fronte a lui ad eseguire le canzoni. Penso che morirò prima o dopo, ma insomma, questo lo vediamo, lo vedremo solo in scena. E le canzoni, infatti, sono molto ironiche, fanno ridere, fanno divertire, e sotto c'è un substrato pazzesco, culturale, di intelligenza, anche di scrittura musicale, di questo musicista, cantautore incredibile, che attraverso una risata ti descrive il capitalismo, così, insomma, una roba non alla portata di tutti. Quindi sicuramente sì, una funzione di rottura e di divertimento ulteriore, e di piccoli inserti narrativi di quello che sta per succedere. Sì, questo del musicista, poi degli altri personaggi. Posso fare, finalmente ho sfoggiato di nuovo il mio baffo, il mio look di Italia. Chiara Maria, allora, se hai voglia di prendere lo spunto di Donatella rispetto all'educazione dei rapporti, e comunque a descriverci anche nel tuo caso il processo di avvicinamento al personaggio di Lucia. Ma l'avvicinamento, ho ripetuto ormai 20.000 volte, è quello ovviamente l'impatto con il film, e scontrarsi con, in questo caso, ma come un po' per tutti, con dei titani. Quindi, mettendo da parte i titani, cercare di scontrarsi contro le difficoltà stesse che impone il periodo storico e i temi che porta in gioco. Lidia è la seconda compagna effettiva di Lulu. Lulu ha un'ex moglie, ha un figlio che non vive con Lulu. L'ex moglie di Lulu, peraltro, ha un'altra storia, vive con un altro uomo, quindi è una storia abbastanza complessa. Lulu Massa, a sua volta, ha un'ulteriore donna che ha un figlio. Quindi vive una seconda famiglia in questo caso. Un rapporto familiare che in realtà non è un rapporto, non esiste. Sia dalla mattina alla sera il dialogo è riducibile in parolacce, in gesti scontrosi, no? Sembra quasi che Lulu riesca a dialogare molto meglio con il figlio di Lidia rispetto che con lei, no? Un po' come se fosse un linguaggio molto più comprensibile, anche molto più semplice, semplicemente perché il bambino non ha bisogno di portare in gioco problemi esistenziali o di vita quotidiana. La famiglia è una famiglia classica dell'epoca, o meglio, tutto ciò che gli sta attorno, ed è una cosa che accade anche nel film, nello spettacolo, cioè la famiglia è il risultato di tutto quello che ha acquistato in vita, in un qualche modo. Non tanto quello che è a livello di persona, a livello di sentimento, ma tutto quello che è riuscita a comprare con il proprio lavoro. Per cui è importante, se io a casa ho un divano, ma si usi il meno possibile, perché poi il divano si rovina. E quindi succedeva che si copriva con una bella telo di plastica, no? Cosa che ricordo anch'io, peraltro, perché ho dei ricordi, e accadeva esattamente così. Da mia nonna c'era un telo, perché era stato conquistato con sudore, e quindi doveva durare anche per tempo.
e un'altra serie di oggetti, no? Che poi verranno elencati e saranno quelli che in un qualche modo ridanno lo stato sociale, no? Esatto, Lidia in particolar modo a un certo punto rivendica il visone, no? Come stato sociale, cioè a riuscire ad arrivare ad ottenere quel grado, quell'alto grado di rispetto nei confronti del mondo esterno che la faccia riconoscere, che le dia riconoscibilità, rappresentato nel visore, cioè nell'elemento più costoso e riconoscibile. Oggi abbiamo una bella macchina, abbiamo un bel telefono, abbiamo poi dentro magari facciamo i mutui per riuscire a conquistare una cosa che in realtà non avremo mai. Quello che porta in gioco, secondo me, questo personaggio, con tutti i personaggi femminili in generale, da un lato è un'estrema un'estrema disperazione a livello di sentimenti, di emozioni, nel senso perché che sono completamente inutili e non hanno quasi senso di esistere, e poi una sorta di disillusione nei confronti di una necessità di riscatto, no, all'interno di una società che però non ci sarà mai. E quindi è come non riuscire mai a mettere un punto nella propria vita, non riuscire mai a fare quel passo in più, essere sempre dietro, essere sempre non riuscire mai a soddisfare, diciamo così, non tanto le proprie voglie in fatto di oggettistica e di orpelli, ma in quanto essere individuo, no? Quindi quello che porta è un'estrema rabbia in questa cosa qua, che viene fuori, credo molto probabilmente, proprio all'interno dell'ambito familiare, perché sappiamo, è nell'ambito familiare il momento in cui ci si scontra, esatto, vediamo il meglio di noi, ci si scontra e cerchiamo di... Poi fuori siamo tutta quanta apparenza, no? E beh, è uno specchio, credo, anche della nostra società. Quando dicevi prima se esiste ancora una classe operaia, è successo a Rimini, noi ce lo siamo già detti, a Rimini, durante un incontro col pubblico, finito l'incontro, un signore mi si avvicinò e mi chiese ma voi vi chiedete mai se la classe operaia viene a vedervi? E a me è sembrato non semplice, però immediato rispondergli: io credo che la classe operaia venga a vederci, ma io mi chiedo tanto se la classe operaia sa di essere una classe operaia. E credo che il problema è che abbiamo indossato tutti quanti un visone e non riusciamo a riconoscere la nostra pelle reale, no? La nostra carne rispetto a quello che abbiamo indossato, perché è una società che tende a coprirci, a nascondere la nostra individualità. E questo sì. Nicola Bortolotti in coppia con Michele, perché è Elio Petri, sì. Dunque, la strada che Claudio ci ha invitato a seguire, che già il copione ci indicava, era quella che era quella, piuttosto che fare, tentare di portare i personaggi di Elio Petri e di Ugo Pirro, concentrarci intanto sulla denominazione che queste figure hanno appunto già nel copione. Ci chiamiamo il regista e lo sceneggiatore. Più che personaggi, mi verrebbe da dire che siamo delle funzioni che proiettano il discorso dello spettacolo direttamente appunto dentro quel laboratorio creativo che ovviamente è stato incarnato da Petri e da Pirro, ma che in questo caso viene restituito col tentativo di fare una sintesi, un concentrato del pensiero e della passione che ha animato questi due artisti, con un leggero scarto, l'anima politica della coppia,
era Pirro, non era Petri. Elio Petri ha fatto, e in questo senso non è stato ripagato, anche perché è un regista, un grandissimo regista, uno dei più grandi registi, premio Oscar, ma abbastanza dimenticato. Ha fatto per tutta la sua vita un film diverso dall'altro. A un certo punto sono tutti classificabili come film politici in qualche modo, ma come dice lui, sono film in cui la politica entra come tassello antropologico. Quello che interessava a Petri era l'aspetto umano, l'uomo, portando questo discorso anche su un terreno assolutamente visionario, che poi gli ha impedito di produrre a un certo punto altre opere. Il film, concludo, il film e la posizione che all'interno dello spettacolo cerchiamo di comunicare riguarda un aspetto antideologico di Petri, che non era assolutamente in linea con i suoi tempi. Per questo film è stato odiato a destra e a sinistra, proprio perché Petri e Pirro non si preoccupano di fare un santino della figura dell'operaio, ma cercano di fare un discorso complesso, ricco di sfumature, ricco di dubbi, che li proiettava molto più avanti dell'epoca in cui vivevano, che non teneva in quel momento in considerazione troppo le mezze misure o la problematizzazione di certi aspetti vissuti in maniera politici, vissuti in maniera un pochino più dogmatica. Ecco, questo è un po' il discorso che cerchiamo di fare facendo il regista e lo sceneggiatore dentro lo spettacolo. Ho letto alcune note di Franca Penone, che fa Militina, fa un ruolo molto interessante perché, come sapete, è stato recitato nel film da Salvo Randone, che collega Militina a una figura del mondo tragico, della tragedia antica. Volevo chiederti di più su questo. Beh sì, due battute rapidissime. Allora, come appunto molti di noi si scontrano con figure veramente titaniche, da Melato a Volonté, a me è toccato Salvo Randone, quindi... E però l'unico modo per affrontare un personaggio chiave di questa storia era quello di rapportarsi alla sua funzione, che è una funzione visionaria. Non a caso un personaggio che viene recluso in un manicomio, come accade a i personaggi che hanno la capacità di vedere la contemporaneità e magari anche il futuro. È un personaggio che, come Cassandra, vede sia l'utopia, la possibilità della rivoluzione, tant'è che nella sceneggiatura originaria c'era una seconda scena nella quale Militina organizzava una rivoluzione nel manicomio. E infatti quando andava Lulu a trovare diceva: ce l'abbiamo fatta, la rivoluzione inizia da qua, perché poi all'inizio era un film molto romano. E, a prescindere dal privilegio di fare un personaggio così meraviglioso, che veramente è raccordabile a una Cassandra, a un Tiresia, quindi a figure che non hanno sesso, posto per assunto che il sesso è una delle variabili, diciamo il genere biologico è una delle variabili che un attore può recitare, per me è un onore incredibile e tutte le sere anche un onere notevole, che a Torino ha una valenza specifica. Poi io sono di Torino,
Questo film, la storia che racconta questo film, in qualche modo è una storia piemontese. Tutto sommato, se c'è una città in Italia che sa cos'è la classe operaia, che sa cosa sono i picchetti davanti alle fabbriche, che sa cosa sono le lotte operaie, è Torino. E il mio personaggio è quello che porta avanti delle istanze legate alla classe operaia in modo molto lucido e chiaro. E per me è un'emozione enorme. E detto questo, insomma, venite a vederlo, e grazie per quelli che sono già venuti a vederlo, che ci hanno espresso un calore enorme. Ma credo che sia proprio legato alla funzione tutto sommato politica che il teatro che questa compagnia fa, che riesce ad avere un contatto diretto col pubblico, che parla veramente della nostra storia contemporanea e, nel caso di Torino, anche della nostra storia di torinesi. Detto questo, passo direttamente. Sì, sarò rapidissimo perché insomma il tempo fugge. E, con Claudio Longhi ci conosciamo da 15 anni, abbiamo condiviso praticamente tutte quante le progettualità di questi 15 anni, impiantato insieme molti discorsi di cui questa compagnia è senz'altro stata il momento apicale, in cui gli ultimi tra i 6 e i 10 da che ci frequentiamo variamente ognuno ha portato il contributo decisivo. E Claudio stava presentando la sua domanda per partecipare al concorso per diventare direttore di un teatro nazionale importante, quello di Modena, ERT, e doveva dunque profilare un ipotetico suo triennio da direttore. E come è sempre successo in questi anni, insomma, abbiamo parlato anche di quello che stava inserendo nella proposta, e siccome accarezzavamo da molto tempo l'idea di portare in scena un classico italiano cinematografico moderno, e il suo triennio ipotetico era molto puntuato sui temi della crisi e del lavoro anche, mi chiese se c'era un qualche film che mi venisse in mente che parlasse di questi temi. E io di slancio ho detto La classe operaia va in paradiso, e lui di slancio ha detto sì, perché non si ricordava il film. Poi l'ha visto e si è straconvinto dell'opportunità di farlo. È un progetto che è inedito per l'approccio rispetto ad altri che abbiamo portato avanti in questi anni. Lui lo ha patito, soprattutto lui sulla sua pelle, perché è molto figlio dell'ispirazione, più dell'intuizione che non di un processo deduttivo. Lo si nota, credo, anche se uno ha visto anche un po' di nostri lavori, proprio dalla struttura che ha messo in scena. E ieri parlavamo con qualcuno che faceva notare, e molto piacevolmente, come lo spettacolo lavori con una specie di spirale che da logica diventa sempre più emozionale andando avanti verso il finale, e questo lo porta anche ciò di cui parla. Perché se da un lato uno spettacolo che cerca, a partire dal lavoro che sul testo è stato fatto con Paolo Di Paolo, a seguire con la messa in scena, di rendere il più diffusamente possibile chiaro il contesto in cui la storia è ambientata, in cui questi personaggi si muovono, poi una volta che questi elementi sono dati, quello che vince è l'uragano esistenziale, l'uragano psicologico, l'uragano emotivo in cui sono messi dentro questi personaggi tutti rotti, da Massa al cronometrista, al sindacalista, allo studente. Sono tutti quanti personaggi che, se non hanno perso durante questa storia, perderanno il giorno dopo. Quindi è una storia in questo assolutamente tragica, che però porta già nel titolo una speranza, che è un dono che arriva già da Petri e Pirro e quella premiata ditta lì, il paradiso. Cioè, il punto è che, nonostante ci si muova nella palude dei più umani dolori, insomma, quello che bisogna cercare di trovare attraverso il sogno, attraverso la costruzione ideologica, attraverso la rivendicazione o qualunque battaglia, è la strada per entrare in paradiso.
che si tratti di entrarci tutti insieme sul tappeto rosso, che si tratti di entrarci sfondando la porta, bisogna puntare a entrare in paradiso. E questa cosa nel finale dello spettacolo si sente moltissimo. La sentiamo noi che lo facciamo e ci auguriamo che lo senta sempre chi lo guarda. Eravamo molto interrogativi prima di andare in scena, cioè non sapevamo che reazione aspettarci da parte del pubblico. Peraltro il nostro paese, da quando questo spettacolo ha debuttato meno di un anno fa ad oggi, è molto cambiato anche come scenario politico, lo dico al di là di ogni giudizio, per carità. E, eravamo molto, ci chiedevamo insomma con forza come sarebbe stato farlo qui a Torino, per i motivi che prima così bene mostrava Franca, ma anche perché da quando abbiamo smesso la tournée a maggio ad oggi sono cambiate moltissime cose. Ti chiedi sempre quando vai in scena, è attuale quello che sto facendo, ma chi interessa questa storia? Ma davvero qualcuno di là, sentendo Classe Operaia, potrà un po' innamorarsi di questa storia, di questi personaggi, un po' cercare di attivare una sua riflessione su tutto questo? Stupefacentemente continua a succedere. Quindi ci vediamo a teatro. Due pillole di saggezza sanguinettiana per chiudere, che siano un po' un modo per ricordare lo spettacolo che l'ha già visto, un modo per guardare lo spettacolo che lo deve ancora vedere. Sono due battute da un testo straordinario di Sanguinetti, che è Come si diventa materialisti storici. E il grande poeta ha sempre detto, dal 2005 in avanti ha sempre detto se qualcosa di me dovesse rimanere dopo la mia morte, vorrei che rimanesse questo libretto. E queste due battute sono: circa il 98% dell'umanità vive oggi in condizioni di proletariato o sottoproletariato, e il problema è che nemmeno sa di esserlo. E l'altra è che in questo mondo gli unici che sono rimasti marxisti sono i capitalisti, perché loro sanno da che parte stanno. Non possiamo fare le domande perché abbiamo superato un po' il limite di tempo, ma ancora grazie tantissimo a tutti voi, alla compagnia Claudio Lodi, andate a vedere La Classe Operaia Malvagia.